Buongiorno Nadia. Buongiorno Lorenzo. Hai visto dove ti ho portato? Sotto la ruota panoramica. Ma che bella. Ti piace? Bella, bella, bella iniziativa, non è male, eh? Secondo me invece qui non ci dice tanto, ma andiamo a sentire cosa ne pensano i ternani, che dici? Sono d'accordo. Buongiorno, che ne pensa della ruota panoramica, le piace? Ma da vedere, sicuramente è una novità, mo mi sembra un po' esagerato per Terni, però... Sembra esagerata nel senso che è grande? No, non è grande, però una struttura così occupa tutto questo spazio, non so. Ci sarebbe stato meglio in un altro punto piuttosto che in una piazza chiusa? Effettivamente non so a Terni quanto successo riscuoterà, non lo so. Per me, a me va bene. Ti piace? Sì, sì. Ci salirà quindi? Non lo so. Può darsi pure, no? se c'ho tempo, quando ci vado. Lei che dice? Ci salirà? Ci porterà il nipotino? No, salire no, soffro dei vertigini già da terra, mi gira la capoccia, solo a vederla come la montano. Mi dispiace, non vedranno la mia sovvenzione economica. Da metterla qua secondo lei, proprio qui? No, perché tra l'altro infatti pensavo, ma se dovessimo fare una Ternana i carri di maggio, te li famo passare? Siamo ternani, li paghiamo noi, invece ci paghiamo altri per far occupare i bei posti tradizionali, quelli più alti, dal palazzo, chissà. Scusi, che ne pensa? È un mostro. Perché? Perché il centro storico, una struttura del genere, non ha senso. Secondo lei quindi andava collocata da un'altra parte? Da un'altra parte, certo, certo. Non il centro storico, perché a Roma una fatto del genere avrebbero ammazzato subito l'Italia il sindaco. E secondo lei dove poteva essere montata questa ruota? Con quest'altra parte, dove si vede veramente la città di Terni. Qui che vediamo? I tetti e basta. Secondo lei non si vede? Che? Non si vede bene salendo su? Vediamo i tetti, soltanto i tetti si vedono. E lei cosa sta fotografando? La tecnica nel montaggio e basta. Mi interessa questo. Che dice signora di questa ruota? È bella così, da chi c'ha il coraggio. Coraggio per fare cosa? Per girare su. Lei non salirebbe? No, sì. Le piace montata qui in questa piazza? È bella così. Benissimo. È troppo bella. È una cosa nuova e va bene così. Quindi lei è contento? I vecchi va bene, insomma. Sì. È normale per essere così. Queste cose vanno nei posti dove c'è un piazzale grande dentro la città. Siccome piazzataccio non può essere, ma essere messa qua va bene qua. Quindi questa piazza è abbastanza grande? Sì. È abbastanza grande. Leviamo queste sedie che sono troppo fuori, mettiamole interno. C'è più spazio per passare a tre persone. Anzi io la mettevo tutto per dritto così e levavo questo palo lampione qua davanti. Cioè smontava il lampione? Certo, perché io mettevo per dritto così e c'era la ruota girava per così, anzi girare per così. Lei lo farà un giro sulla ruota? Certo, io l'ho fatto in Sicilia, a dicembre. Lei? No, non ho capito la domanda. Lo farà un giro su questa ruota? Eh beh, mi auguro, sì, come no. Cioè, tanto sto all'ultima botte, voglio dire. Che diceva signora lei? Io dico che è una grande burinata, sai i burini che so? I zotici, basta. Perché dice non doveva stare qua? Qui no, che c'entra qui, proprio al centro quasi storico, sta cosa. E poi che stai vedendo con la ruota panoramica? Che vedono, dice lei, la biblioteca? Non so. Ma a che punto? Non c'è nemmeno un panorama, insomma, da vedere i tetti. Che tetti, insomma. Qua sotto ci sono i rifugi, no? C'erano i vecchi rifugi. Ma è andata un'altra parte, no? Se voleva farla, non lo so, qui non l'avrei permesso io. È una cosa nuova che a Terni potrebbe pure accettare, però non vedo se è questa necessità che ci si attende con la crisi che c'è sta oggi. Però qua sotto c'erano ci sono i vecchi rifugi della guerra. Me lo dice a me, beh, io qui. Qualcuno dice che era evitabile sta punta. Beh, me lo dice a me, io stavo all'ultimo bombardamento, 14 ottobre, ero lì a fare la fila a prendere la tessera del pane lì. Dunque, io posso dire che tutto c'era quello che c'era. Vabbè, avranno fatto delle prove prima di installare una cosa del genere, penso, no? Penso che abbiano fatto. Ma per me, per te, potrebbe essere una cosa positiva, via. Peggiore, vediamo un po' che scapperà fuori, ma. In ogni modo, è uno spettacolo che prima si vedeva fuori di città di Terni, no? A città, oggi la vediamo anche a Terni.
Volevo sapere che ne pensa della ruota panoramica. Sono contenta della ruota perché da vita a Terni, però non qui. Qui non è il posto adatto, dice lei. Beh, non è davanti alle finestre, sta ruota che te gira. Facciamo la festa della Repubblica a Luna Park, ha detto qualcuno qui il 2 giugno. Potevano spenderli meglio i soldi. Volevo sapere che ne pensava della ruota, velocissimo. Lavoro qui davanti, quindi non è che mi trovo molto a mio agio con la ruota qui davanti. Possono vedere però, potranno diciamo da vicino alla biblioteca, cioè esatto. Il lato positivo. Sì, basta che non creano troppo disagio gli utenti, ecco, quello è vero, quello preferirei così. Lei che pensa? Lei è un utente della biblioteca? Sì. Che ne pensa? Le piace l'idea? Sì, è solo che secondo me Ternani non l'apprezzeranno. No, dice di no. No. Lei non è ternana? Sì. Ah sì. Però secondo me non l'apprezzeranno. A lei gli piace? È contento? Speriamo che ci porta lavoro. Speriamo che porta gente. Vabbè, grazie. Grazie. Guarda, è bellissima. È bellissima. È giusta e va bene così. Dobbiamo essere contenti perché è una cosa nuova che porterà persone anche da fuori Terni a vederla. Quindi forza e coraggio, forza fere sempre. Tu che ce l'hai proprio qua davanti, volevo sapere che ne pensi. Che ne penso? La struttura è bella. A livello commerciale io potrei dire solo che ben venga, alla fine ci porta più movimento. Molti dicono che magari non è il posto adatto, tu che ce l'hai qua davanti però dici magari porta gente, quindi va bene. Sono l'ultimo e poi giudicato alla postazione della ruota panoramica, come normale cittadino io l'avrei messa più all'aperto perché c'ha più spazio insomma per la visuale delle persone che occupano le cabine, no? Però che c'entra? Queste sono state adibite alle piazze, quindi la piazza principale di Terni è questa. In ogni modo, tanto se era qui era Piazza Dacio, poi tutte le cose sono state fatte sulle piazze. Per me va bene, da movimento, però ecco, è un discorso un po' egoistico perché a livello commerciale noi, giustamente noi, colleghi miei, movimenta un po' di gente, no? Potrebbe essere una bella cosa. Visto che qua da noi c'è rimasto più niente, insomma, almeno qualche novità, insomma. Di un commerciante, uno a caso, uno che non conosciamo per niente, non abbiamo mai visto, buongiorno, lei come si chiama? Per nome. Senta, lei che ce l'ha proprio qua davanti, che effetto le fa? Questa ruota panoramica. Beh, in che senso effetto? No, nel senso, le piace, è contento che... Ma accolgo la novità con stupore. Speriamo che apporti economicamente qualche valutazione positiva, almeno per noi qui nella zona della piazza, visto che qui ormai è tutto in linea piatta, perché l'opera di decentramento è iniziata da un bel pezzo e quindi stiamo facendo la fine di quello che era il centro storico di Perugia, no? E quindi a breve toccherà anche a noi, a breve, diciamo che ci siamo quasi, perché basta che ti fai un controllo per tutto il corso, quindi, però ben vengano novità, situazioni positive come queste, quindi poi anche visivamente fa anche piacere, no? Benissimo. Grazie, buon lavoro. Speriamo. Buona giornata. Anche a lei, signore. Grazie. Scusami, cosa ne pensi della ruota panoramica? Che dire, prima volta che si vede a Terni, quindi una novità in pratica, non so altro che dire, guardi. È una bella novità? Ti piace installata qui in piazza? A mio parere no, qui in questa posizione no, non la trovo utile, non la trovo. Più altro perché non si può manco ammirare il panorama, perché tra gli edifici non si vede nulla, non si vede. Quindi l'avresti montata in un altro punto della città? Sì, sì, un po' più panoramico, ecco. Pensa? Di che cosa? Della ruota. Ma guardi, io veramente vengo da Roma da 2 giorni che sto qui. Comunque è bella, spettacolare. Non so quanto tempo atterranno qui questa ruota. Fino al 30 giugno. Allora ci porterò anche mia figlia. No, sono veramente contento. Che ne pensa di questa ruota? È bellissima, però mi sembra che sia un po' ristretta su sta piazza. È ristretta la ruota o è ristretta la piazza? Per questa monumentale giostra, diciamo, è piccola la piazza. Quindi l'avrebbe messa da un'altra parte? Sì, da un'altra parte. Non saprei dove, però, certo, qui lavorano di più, lavorano. Però è un punto tanto
Lei ci farà un giro sulla ruota panoramica? Non lo so questo, punto interrogativo. Buongiorno, scusate, ho visto che discutete animatamente della ruota panoramica, che ne pensate qui? Che non ci piace, assolutamente, no. Sì, no, troppo... ma niente, qui non doveva essere qui, al limite fuori, in periferia, perché c'è più spazio per poter vedere. Laggiù sarebbe il posto ideale, dove stanno le carrozzelle, laggiù che beh, c'è più slargo, ma qui è proprio, non fa figura neanche. Proprio c'è quella torre lì che è nostra, che è chiusa da anni. La biblioteca, che c'era, era panoramica, che c'era il bar, mi sembra, tutte queste belle cose, ma perché non la riaprono? No, aprivano quella, risparmiavano perché c'è una cosa già fatta e basta, guarda, non dico nient'altro. Ci sono già non comment, no comment. Proprio. Non guarda, mi sembra un cazzotto in un occhio. Un cazzotto in un occhio. Lei signora? Sì, sì, sì. Che le dico, non fa figura per nulla, qui è sacrificata, però sì, l'hanno messa qua, l'accettiamo. Che fai una foto alla ruota panoramica, ti piace? No, veramente stava a fare la foto a quello lì che poretto mi fa più. No, sì, mi piace, sì. Ti piace? Sì, sì, mi piace. Quindi... vabbè, è una cosa diversa, dai, su. Aspetta, dici tu. No, il problema potrebbe essere un po' la visuale, perché è un po' coperta qua. Onestamente, perché c'hai parecchi palazzi attorno, anche se l'altezza è alta, ma comunque la visuale non so quanto possa rendere da lassù. Farete un giro? Ah no, quello sì, quello lo proviamo, dai. Sicuro? No. Allora hai visto, Lorenzo, cosa ne pensano i ternani? Chi è favorevole, chi è contrario, come sempre in tutte le cose. Comunque vedremo quando sarà completata. Ci andremo a fare un giro? Ma perché no? Beh, va bene, ok. Grazie.